Io da piccolo avevo il complesso di essere bello. Sì, avevo il complesso. Perché lei deve sapere che io da piccolo ero bellissimo. Oh, tu non mi guardi ora che sono venuto così, poi sto in giro dalle 8 di questa mattina. No, ero un bambino bellissimo, avevo dei grandi occhi a mandorla. E tutti mi dicevano, ma che bello occhioni che hai. Avevo anche una grande testa. Forse un po' troppo grande. Beh, ma questo passa in secondo piano. Amici di ZTL, siamo qui con Antonello Avallone. Buonasera. Buonasera, buonasera. Lei è protagonista di questo monologo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori, per grandi linee, la trama di questo spettacolo? Allora, Una pellicetta sfrangiata è un testo di Daniele Falleri, che lui stesso definisce noir psicologico a tinte nere. Perché in realtà è un dramma, però fa molto, molto ridere. Sì, perché arriviamo quasi nel macabro in qualche maniera, perché c'è un uomo che appartiene a una certa famiglia, che è nato anagraficamente uomo, ma in realtà ha una grande voglia di essere donna. Però ovviamente in famiglia ha un sacco di problemi, tutti quanti lo ostacolano, cerca di convincerli, non ci riesce, e allora a uno, per farsi accettare, se ne libera. E se ne libera nel senso che proprio se ne priva, gli leva la vita, e non gli succede mai niente perché è molto bravo, è molto intelligente, molto sottile, riesce a trovare sempre la maniera di farli fuori senza che nessuno se ne accorga, e per arrivare a trovare la sua serenità di unire la famiglia tutta sottoterra, in modo di avere un rapporto più sereno con loro, perché lui parla con tutti, è un insieme di, non dico di monologhi, insomma il percorso è, lui sta sempre a parlare con qualcuno, però si scopre che questo qualcuno è morto. Ma anche lì presente, non morto perché è morto un mese prima o anno prima, lui lo uccide e poi ci parla, ne ascolta anche le risposte e va avanti in questo suo percorso finché finalmente, libero da tutti, fa il suo grande passo nella società, vale a dire finalmente si sente donna e quindi si veste totalmente da donna e fa una prova e c'è un successone incredibile in giro, per cui sta trovando il suo equilibrio, però tutti quelli che gli dicono di no, appunto, come ho già detto, li elimina. Fa molto ridere ovviamente, ma si parla, come dicevamo, di una storia estremamente drammatica, cioè una persona che non è accettata per la sua diversità. A proposito, che fine hanno fatto le collane di perle di mamma? Le teneva sempre nel cassettone dentro le pantofole, non ci sono più. Ho guardato dappertutto, ti dico che non ci sono. Non le avremo mica sepolte con la mamma! No, che cosa dici? Ma figurati, non le cerco per rivenderle, no. Le cerco così, magari un giorno, per scherzo, me le metto. Per scherzo! Come dice, come hai detto giustamente te, l'autore l'ha definito un noir psicologico, ma secondo te ha anche dei contenuti sociali? E beh sì, stavo dicendo, no? Le diversità non sono difficilmente accettate, no? E qui siamo agli estremi, questa diversità non è accettata e allora lui si fa accettare per forza, eliminando il contraddittorio, no? Cioè elimina le persone che non vogliono accettare questa sua posizione e quindi ce l'ha una forza sociale, certo che ce l'ha, forse oggi è un po' diverso, questo testo è stato scritto già una quindicina d'anni fa e io già lo rappresentai con questo titolo e forse è un po' meno forte oggi come discorso perché insomma finalmente ci siamo un po' stabilizzati, eh? Però qui non è una semplice omosessualità, secondo me è molto di più, perché lui è proprio donna, donna, donna. Uno spettacolo dal linguaggio immediato, ma vuole trasmettere qualcosa al pubblico che ti viene a seguire tutte le sere? Beh certo, l'abbiamo detto, allora il linguaggio d'accordo è molto colorito, è divertentissimo, non ha parolacce assolutamente, non è mai volgare, c'è anche uno psicologo che non parla, non parla mai come molti psicologi di Woody Allen, no? Infatti c'è una battuta di Woody Allen che diceva io vado sempre lì, lui non parla mai, non dice una parola,
infatti il mio analista è morto 3 anni fa, io non me ne sono mai accorto. E quindi c'è questa immagine di questo dottore che sta lì e chiaramente a questo personaggio che cerca conforto non arriva mai un aiuto dallo psicologo, e farà morire anche lo psicologo senza ucciderlo direttamente, indirettamente gli farà prendere un colpo. E quello che trasmette, l'abbiamo detto, insomma, no, cioè... cosa vogliamo dire? È chiaro che siamo verso un'iperbole, no? Un'esagerazione comunque, perché lui, ripeto, per farsi accettare non si confronta più, si confronta con dei morti, però voglio dire, parliamo della diversità e quindi forse bisognerebbe essere tutti un pochino più, ma non dico tolleranti, più intelligenti, no? A capire che ci sono tante forme, tanti modi di vivere, no? E tutti, se sono decorosi, vanno tutti rispettati, no? Era sbagliato mio padre, lì vivo da solo, come una cerchiera senza oliera. Se ti si rompono l'oliera, che ci fai con la cerchiera? La butti, no? Così pensavo. E invece... a lei si è mai rotta una cerchiera. Secondo te, come mai la scelta di mettere su uno spettacolo dove l'assassino, perché possiamo chiamarlo così... ha questa, diciamo, diversità e non il classico assassino, insomma, noir tipo Hitchcock? Beh, non l'ho scritto io, quando l'ho letto mi è molto piaciuto e quindi l'ho sposato, condiviso subito l'idea di metterlo in scena. Perché? Perché comunque così è ancora più originale di qualsiasi giallo, perché è un giallo, perché mantiene, se non si sa mai che succede, dove va a finire, comunque c'è questo interesse. È un piccolo gioiello, perché durerà un'ora e cinque, un tempo unico, ma molto efficace, lascia molto divertiti, ma insomma un po' sconvolti, credo anche. Vogliamo ricordare al pubblico che ci segue, sì, la data, insomma, tutti gli appuntamenti. Sì, questo è uno spettacolo di fine stagione, poi stiamo preparando la prossima stagione del Teatro dell'Angelo, e, dal 29 maggio al 10 giugno, ovviamente tutte le sere alle ore 21, c'è una domenica che mi pare che invece di fare pomeridiana faremo serale, però basta telefonare al teatro, si sa se c'è disponibilità e per quando. E poi speriamo di riavervi, perché abbiamo in lavorazione e stiamo ultimando la stagione 2012-2013, che sarà bellissima. E noi vi seguiremo ancora. Con tanto piacere, grazie. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Poi il fratellino ha deciso, si trasferisce con la giraffa a Belletti. Lei mi dice, ah sai, lì ci sono più opportunità di lavoro. A Belletti. Lì può fare finalmente la carriera brillante che merita. A Belletti. Avanti su, è lei che non mi vuole tra i piedi, perché sa lei è più innamorata di me che di lei. Nel senso, sei più affezionato a me. Non serve neanche questo a farmi indifferire, è che lui mi dà retta e si arrabbia se io la chiamo giraffa. Ma è una giraffa! Pensi, è persino venuta la vitiligine a chiazze sul collo e